La risposta qual è? Siamo una realtà o, dato che questo non si può garantire, siamo un caso eccezionale? Se siamo un caso eccezionale, allora chiediamo un piano d'emergenza. Mandateci un'ambulanza medicalizzata in paese che possa intervenire nell'immediato. C'è del marcio nell'Alto Ionio, la terra frana e con essa rischia di franare anche lo spirito pubblico e la buona amministrazione politica del territorio. Paesi come Alessandria del Carretto diventano la metafora, l'apice dell'indifferenza politica calabrese. Chi si assume oggi la responsabilità di far morire un luogo? Chi decretarne la morte? Noi no, noi lotteremo per la vita e vorremmo farlo insieme a chi abita e a chi governa questo territorio. L'assenza politica e l'indifferenza della società civile darebbero il corpo di grazia in questo caso. Vogliamo che la popolazione di Alessandria, come quella di tutti i paesi montani, riscattassero un'emancipazione tradita per molti anni. Vogliamo che si riconosca all'individuo il diritto assoluto di benessere senza limite. Ma per non lasciare poi che si risolvesse tutto in una dimostrazione di attaccamento al paese, abbiamo voluto far seguire la marcia anche un momento di incontro, questo qui, proprio per cercare di sollevare quesiti e magari sentire risposte, ce lo auguriamo, delle motivazioni che possano far intravedere un futuro, ma non solo per Alessandria, proprio per rimuovere questa frana metaforica che sta un po' imbandanando l'Alto Ionio, tutto l'Alto Ionio. Chiamo il sindaco a dire le due parole. Senza i ringraziamenti, perché qui non c'è da ringraziare proprio per nessuno. E poi... sono venuti da Cosenza e da San Lorenzo, c'è il sindaco che stamattina si è fatto tutta questa marcia, cioè, con noi, forse sta pure i sindaci qui presenti sono stati, vabbè, il nostro a Mendolara e San Lorenzo, Albilona stamattina è venuto lì all'incontro. Se abbiamo visto che c'è Leonardo in rappresentanza, quindi ce lo salutiamo. E San Lorenzo, niente, noi sì, a fine giornata noi stileremo Castroreggio, scusate, è Trevisaccio, va bene, io non conosco i sindaci dell'Alto Ionio, scusate, noi sì, a fine giornata noi stileremo, cioè con i politici qui presenti, un documento da consegnare sia in consiglio, come dire, provinciale e regionale, e vogliamo, come dire, certezze, vabbè, sulla fine di questo schifo che c'è qui sulla strada, e non promesse. Quindi è stata lanciata un'ipotesi, è stata lanciata un'idea. Io vi posso dire che già ho parlato con qualche sindaco interessato, deve passare questo megalotto, come lo si chiama, la Trebisacce, che investe il comune di Trebisacce e i comuni di Riverasche. Allora ho detto, ma scusate, perché dobbiamo fare soltanto un discorso esclusivamente di paesi che vengono toccati da questa mega strada che deve nascere? Perché non coinvolgiamo anche in questo discorso i paesi dell'entroterra, in modo tale che possiamo fare un discorso univoco, a far cambiare le idee, che sono anche idee sbagliate, vedete? Ci sono, cioè, Trebisacce è un territorio che, se voi lo vedete come è fatto, è un fazzoletto di terra, no? È già dilaniato in tutti i sensi, da una ferrovia, da una 106 di memoria borbonica, c'è una 106 bis che l'ha dilaniata ancora di più, ma arriverà questo megalotto che lo distrugge completamente, non ci lascerà nulla, non ci lascerà. È un territorio fatto a fettine, no, non ci resta più niente, Francesco. Allora, siccome ci sono, penso, io non lo so, mi auguro
che ci sono ancora dei margini di tempo per poter discutere, forse non ce ne sono più, perché vedo che c'è il consigliere Melfi che mi fa cenno no. Però io penso che all'impossibile si può cercare qualche rimedio, a mio avviso. Perché giustamente chi ha deciso di vivere qui ha diritto di avere gli stessi servizi, che siano a Cosenza, che siano a Trevisaccio, che siano a Roma, che siano a Milano, perché siamo cittadini italiani. I geologi calabresi da tempo vanno battendosi per il tema prevenzione. La prevenzione dei dissesti ha un costo stimato circa 10 volte inferiore a quello che è il costo del risanamento di un dissesto franoso che può avvenire come è avvenuto di recente e che oggi vi isola dal resto del mondo. Sistemare le due frane che sono avvenute il 2 febbraio lungo la vostra arteria significherà spendere 10 volte di più di quello che si sarebbe potuto spendere se si fosse prevenuto in anticipo il problema. No, c'è solo una pianificazione di conoscenza, cioè la conoscenza è stata diffusa, i tecnici diciamo hanno lavorato tantissimo in questo e la conoscenza è ormai molto diffusa rispetto a come lo era solo 15 anni fa, con l'avvento del PAI, il piano di assetto idrogeologico, il territorio è stato perfettamente normato. Oggi sono piani, scusami, sì. Però sono piani di emergenza, cioè il PAI è un piano di emergenza, cioè non è un piano di bacino, per cui sia la conoscenza dei fenomeni territoriali che la pianificazione di interventi non sono contenute all'interno di questo piano, a meno delle aree urbanizzate. Per cui le strade non sono compendiate in quel piano. Infatti questo volevo dire ancora. Cioè la politica che è stata fatta finora sul territorio è assolutamente di emergenza, non è di prevenzione. Non è che posso costringere le altre, i miei concittadini, a rimanere a San Lorenzo solo perché dice ma che bel posto che c'è, aria pura, c'è tutto uno scenario, un panorama incredibile, però il discorso della scuola, il discorso dell'assistenza sanitaria, le opportunità, quali sono le opportunità che hanno i ragazzi che sono a San Lorenzo? Siamo limitati in tutto e i primi tagli che vengono effettuati per tagliare su delle risorse e su dei servizi che riguardano noi e quindi c'è questa tendenza a farci morire. E questa è la preoccupazione di tutti. Non è la strada, è il paradigma della strada, perché il problema non riguarda Alessandria del Carretto. I comuni che vivono in realtà come Alessandria del Carretto in Italia rappresentano l'11% della popolazione. Siccome in Italia siamo circa 60 milioni, bene, capite bene che riguardano circa 6-7 milioni di abitanti, quindi non stiamo parlando del nulla. Ed è talmente vero che le risposte, nonostante la capacità che ha avuto il geologo, quindi dal punto di vista tecnico, sono di natura politica. Ringraziandovi. Dobbiamo unificarle, Paolo. Dobbiamo unificare la battaglia di Alessandro con quella dei cittadini di Amendolara. Dobbiamo unificarla con quelli che stanno difendendo il loro territorio a Corigliano e Rossano, a Cerico e a Scaracelli. A Cerico è finita la battaglia. Ci hanno mandato i militari, così come facevano con Ningonago, perché lo Stato noi l'abbiamo visto sempre dall'altra parte. Poi abbiamo visto gli zerbini che stanno in mezzo, quelli che giustificano il nome del realismo, qualsiasi pagellata si sia fatta. C'era uno che voleva dire qualcosa, pensi? Allora, c'è da dire, io lo voglio ringraziare ufficialmente a Mimmo perché ci ha aiutato nelle scorse edizioni per diradicazione, offrendoci i letti, le lenzuole e i materassi e senza già voler essere citato in nessun documento. Vabbè, hai dato un contributo e non ha voluto il nome dell'associazione su nessun manifesto, quindi questa è l'occasione giusta per ringraziarti ufficialmente. Ho chiamato un amico per invitarmi a prendermi un caffè e tu guarda non posso venire perché devo andare ad Alessandria del Carretto. E questi mi ha detto ma che ci vai a fare ad Alessandria del Carretto? Lontana, non c'è nessuno, ci sono elettori. Che ci vai a fare? Tu poi sei di qui, te ne frega. Prima questione, non è un fattarello che voglio raccontarvi, ma è un problema, cioè che riguarda la rappresentanza
perché questo è un problema riguardo la carta, cioè nessuno di noi ha una dimensione regionale della rappresentanza politica, dei territori, dei problemi, e quindi rende, diciamo, le comunità, soprattutto quelle più deboli, ancora più deboli e indifese. Non è vero che il problema della bellezza non è la bellezza, è il bello, è una scelta politica, la cura del bello, la bellezza è una scelta politica, tutelare, diciamo, alcune realtà. Non è vero che non crea conflitti, crea conflitti nei confronti di chi vuole speculare sulla bellezza, di chi vuole fare profitto per se stesso e per il proprio gruppo che rappresenta. Non è così, tutelare le coste non è l'esercizio retorico o di qualche bravo geologo, qualche architetto che vuole contemplare, diciamo, il bello, no, è la grande battaglia politica di civiltà che ha bisogno di consenso in un senso e nell'altro. E allora su queste politiche bisogna costruire, diciamo, consenso civile innanzitutto, culturale, e poi, diciamo, magari alla fine potrà avere anche un segno, diciamo, grafico di un partito o di uno schieramento. A breve, ora vogliamo fare un gruppo di persone, io in testa o in coda, domani mattina andiamo dal presidente della provincia, martedì, mercoledì quando volete, c'è qui un consigliere provinciale, e diciamo, ci dite per favore quando finiranno i lavori, entro quanto tempo i pullman potranno ripassare, e anche diciamo una cosa che possiamo fare subito. Sì, ma noi ci vogliamo che voi ci usciate, cioè, con un documento pubblico, non scritto, pubblico. Io sono pubblico, scritto, ma ci mancherebbe, perché sia c'è la regione che la provincia. Guarda, io lo so come in geologi pure, dobbiamo fare un rapporto scritto sul caso Alessandro. Io l'ho fatto per iscritto, c'è un mezzo radio isolato, farò anche parlando di qualcosa che allora, non esiste. Se voi volete venire, diciamo, facciamo compagnia, meglio, se no ci vado da solo domani mattina nella mia qualità di consigliere regionale a chiedere al presidente della provincia, che credo non ha chiesto di consiglio, a pretendere. Accendiamo con un consigliere provinciale che accendiamo insieme, è disposto a firmare. Guarda, io posso firmare qualunque cosa, penso che Melfi sarà disponibile. No, ma io già la risposto. No, no, okay. Io sono disponibile a fare qualunque cosa. Allora sentiamo le cose. Chiudo perché ci sono altre cose. Sinceramente, noi oggi ci abbiamo segreto anche Oliverio, solo che non ci ha segnato. Ognuno parla per sé. Io sono disponibile a sottoscrivere qualunque documento, qualunque richiesta, e a fare la mia parte, diciamo, ovviamente il consiglio regionale, perché sono il consiglio regionale, però diciamo a valermi della mia carica politico, poi, ci mancherebbe, sono disponibile a fare qualunque cosa insieme ai sindaci, insieme a voi, insieme ai consiglieri provinciali, ma soprattutto questa volta la mia è una richiesta di continuare questa battaglia, insomma, che non finisca, diciamo, con la riapertura della strada, perché se la strada diventa la metafora di una battaglia di civiltà, se la strada è una strada ideale, diciamo, no? Per far passare qualche pratica di sviluppo, qualche buona azione, noi dobbiamo batterci, diciamo, che questa strada possa realizzarsi nel medio e nel lungo periodo. Io devo leggere un sms ad Aldona, la strada è quasi ripristinata, ad Alessandria stiamo realizzando un tratto in variante, penso che a metà settimana si possa riaprire. Saluti Stefano Aiello. Ma di oggi è sms? Twitter, Facebook. Detto questo, solo un altro flash e poi vorrei fare una riflessione. L'altro flash è anche un'informazione. Stiamo parlando, per quanto riguarda la superstrada, il megalotto di 1 miliardo e 200 milioni, mancano 500 milioni, sarà di 700 milioni. Stiamo parlando di un progetto definitivo che fra 60 giorni andrà in conferenza dei servizi. Possiamo fare, caro ingegnere,
tutti i voli pindarici di questo mondo, però le opere di conversazione, tanto per fare un esempio, sono del 2% dell'importo complessivo. Quindi è inutile poter collegare, pensare, ipotizzare. Non è piace sognare, i sogni bisogna farli, però su cose che devono realizzarsi. Questa, diciamo che quasi realizzata, perché siamo in presenza di un progetto definitivo. Noi, per le frane, gli alluvioni, noi Italia spendiamo 1 milione al giorno per frane, smottamenti, eccetera, eccetera. Abbiamo 6.336 comuni a rischio idrogeologico, con una popolazione di circa 5 milioni. Rispetto a questo, in Italia si è speso in questi anni per il dissesto idrogeologico 2 miliardi, a fronte di una Germania che ha speso 10 miliardi per l'assetto idrogeologico e 5 miliardi per le attività di forestazione e quindi di recupero degli stessi territori, prevenzione. La Francia ha speso per il recupero della forestazione, prevenzione, 3,5 miliardi in 2 anni. Allora di cosa parliamo anche qui oggi a Alessandria del Carré? Siamo spacciati, stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando di 6.366, ci vuole una inversione di rotta e di marcia, questo è il problema. Occorrono 40 miliardi, non 87, come diceva il mio amico sindaco di San Lorenzo Bellizzi, per il discorso idrogeologico dell'assetto del territorio del nostro paese. 40 miliardi, ecco perché ci vuole una inversione di rotta, che corrispondono alla spesa degli F-35. Questo è il problema in Italia. Detto questo, occorre non la strada a San Lorenzo Bellizio, ad Alessandria del Carretto, ad Amendolara, a Canna, a Nocata. Occorre innanzitutto ricercare le vie di come far fermare la gente. Ma se non ci riesce ad arrivare, occorre un piano di come far fermare la gente in questi comuni. Come far fermare se i presidi di civiltà vengono smantellati, le poste, l'assistenza sanitaria vengono smantellati, o c'è o non c'è la strada. Sto dicendo un paradosso italiano. O c'è o non c'è la strada, la gente non ci rimane. Questo è uno dei principali problemi che abbiamo. Come facciamo fermare i giovani, le intelligenze nei nostri luoghi? Allora, noi abbiamo a settembre del 2001, cioè questa è una proposta che faccio anche al consigliere regionale Talavico, no? Noi nel 2011 abbiamo depositato
5.000 firme per chiedere alla Regione Calabria, il reddito minimo di esistenza, no? Indicando anche noi come Sinistra Ecologia di Trapani, abbiamo raccolto le firme nei comuni, abbiamo presentato questa proposta di legge che ancora non è stata nemmeno presa in considerazione dal Consiglio regionale, proponendo un reddito minimo per i disoccupati. Però io sto maturando l'idea che se la Regione non ce la fa con questo reddito minimo garantito, e vado maturando ogni giorno di più questa idea, che il reddito minimo garantito lo chiamassero anche in un altro modo, alle famiglie, non lo so, ai disoccupati, venga garantito ai residenti al di sopra dei 500 metri di altezza. Cioè noi dobbiamo prendere coscienza che a Mendolara non ha le stesse condizioni di vivibilità di Alessandria del Carrello. E il cittadino Rivierasco ha opportunità diverse dal cittadino dell'entroterra. Allora, se non privilegiamo le... A proposito del reddito di cittadinanza, quindi lei propone una forma di assistenzialismo agli abitanti di posti disagiati piuttosto che investire questi fondi nella costruzione di infrastrutture che possono far raggiungere agevolmente questi luoghi? Chi lo dice? Lo sto chiedendo a lei. Chi lo dice? Sono due cose diverse e separate. Lei ha detto. Sono due cose diverse e separate. Lei ha detto. L'una non esclude l'altra. Perfetto, perché lei ma siamo ha detto qua per parlare di strade. Bisogna far rimanere le persone in questi posti, quindi per avere il reddito minimo di cittadinanza, quindi la strada perfetto. Non è la priorità. Io adesso le stavo chiedendo questo. Sì. Se lei mi dice di no, bene. Sembrava questa l'intenzione. Bene, per poter vivere innanzitutto io non sono un medico, ma penso che occorra il cuore che deve battere perché uno viva, no? Anche se non ha le gambe, ipotizziamo, e però è chiaro che noi tendiamo ad avere un corpo perfetto con il cuore che va e le gambe che camminano. Il mio discorso non esclude l'intervento sulle strade, quando parlo di reddito di cittadinanza, di reddito minimo garantito, assolutamente. Poi per me può essere un contributo assistenziale, per me è una questione vitale per i nostri giovani disoccupati. Possiamo parlare di strade, di questa emergenza qui? L'emergenza te l'ho già detto. Cercando di non sconfinare un altro argomento. L'emergenza te l'ho già detto. Per quanto riguarda. Però diciamo l'indirizzo politico. Per quanto riguarda. Cioè, le azioni. Perfetto. Le azioni potete farle più voi, ma non. Perfetto. Ultima battuta per rispondere a te. Allora, io sono presidente della prima commissione bilancio, patrimonio della provincia. Ti rispondo in questo modo. La provincia al 90% lo stipendio di marzo non lo potrà garantire ai propri dipendenti. La provincia lo scorso anno ha avuto un taglio da parte dello Stato di oltre 40 milioni di euro. La provincia non potrà mai fare opere infrastrutturali galattiche. Sul bilancio della provincia in questi 15 anni, e te ne potrò dare atto, 15 anni in cui ci ho vissuto io, ha potuto mettere 100.000 euro per esempio per la strada Albidona-Alessandria, 100.000 euro per Nocara o Orione. La provincia ha 3.000
3.000 chilometri di strade da curare, da assistere, da salvaguardare, oltre il 70% le sono state date in concessione dall'ANAS, quando l'ANAS ha dismesso le strade facendole diventare provinciali, però non ha finanziamenti per poter fare queste cose. E come ne usciamo? Come ne usciamo? Con i raccolti. La provincia potrà mettere leccature di bitume e altro ogni anno, però non ha i fondi per fare opere. Volevo fare una domanda al consigliere, perché se ho capito bene, perché poi non vorrei scrivere una cosa sbagliata. Allora, la provincia è intervenuta per sistemare la situazione da subito. Non ha finito, ma c'è un problema di fondi. Non ci sono fondi perché ci sono difficoltà. Per le opere megalatte ci sono fondi. Chiunque ha visto la strada sotto lì si può rendere conto d'occhio che quella non è una situazione che si risolve senza un intervento massiccio. A fronte del fatto che interventi massicci non se ne possono fare perché non ci sono soldi, la serve un intervento massiccio, questo penso che sia in dubbio. Ci sono altre istituzioni, quindi la risposta, okay, quindi la risposta è: ci sono altre istituzioni, bisogna coinvolgere altre istituzioni, regione, invece. Questa è una dichiarazione ufficiale del consigliere Meri. Del consigliere, perfetto, per capire, perché uno cerca anche. No, cioè la provincia, non ha la risposta della provincia, la provincia non ha soldi. Questo è, che quindi non può fare un'opera significativa. Allora, cioè, che risposte noi oggi non abbiamo avuto. Cioè, io penso che, allora, cioè, un messaggio per Ariello che è arrivato al consigliere Fimelti, sia un contentino, per dire, state calmi che tra poco quel cumulo di terra noi lo cacciamo. Però ha bisogno il servizio bus, è una strada, e con l'asfalto, quindi io non so a che conclusione dobbiamo arrivare, perché, cioè, io sono rimasto scioccato sinceramente.